nel rispetto del governo e anche indipendentemente da ogni possibile formulazione del governo. Noi siamo questa cosa, siamo un esempio di grande partecipazione e credo che sia necessario andare avanti così. Il sindaco domani comincia il Salone del Mobile, che Salone ci aspetta? Beh, di grandi numeri innanzitutto, abbiamo attese da quello che ci dicono gli albergatori di tantissimi arrivi, 350-400.000. Abbiamo molti spazi esterni occupati dal fuorisalone, però al di là dei numeri mi pare che sia un momento in cui tutta la creatività è orientata anche a trovare delle risposte rispetto anche allo sviluppo dell'urbanistica e dell'abitare. Oggi Fontana ha aperto un po' verso il sindaco di Milano dicendo che non ci sono conflitti e che si può andare avanti collaborando. Ma io da questo punto di vista non ho dei dubbi, invito Fontana al dialogo tenendo conto che, lo dicevo prima, noi siamo una città aperta e aperta vogliamo rimanere, quindi discutiamone, però ripeto, non è pensabile che noi facciamo passi indietro rispetto a un modo di vedere la politica e la socialità che caratterizza questa città ormai da parecchio tempo.